tanti ritornelli. Ciao amici, ciao, buongiorno, buon sabato. Dai, fammelo dire, Paola, dai. Cosa la donzelletta dire? Viene dalla campagna e sul canale del sole, sabato nel villaggio. Ma noi siamo in un bel villaggio, Paola. Ma certo, ci troviamo un villaggio qui, vacanze proprio a Monte Catini Terme, all'hotel Villa Rita, dove se magna, se beve, se sta bene, bella piscina. C'è la piscina, adesso appena, comincia appena ad aprire, le arie adesso, si scaldano. Sì, ma si sono già belle scaldate, secondo me siamo già quasi a quel punto. Vuoi andare dentro punto. La piscina così? No, non io. Ecco. Ci mando i tedeschi. Ah, ecco, giustamente. Allora loro sì, loro sono abituati, dai. Ma siccome arrivano tanti tedeschi, cominciano ad arrivare qui a Monte Catini tanti turisti, tanti russi, tanti tedeschi, sì. E quindi sono felicissimo. Ma noi invece siamo nati in Italia. In Italia. Siamo nati in Italia. Sì. E allora arriva l'amico e bravo Matteo Tarantino che ci fa ascoltare Nati in Italia. Tra l'altro canzone regina del gennaio 2019, quindi da voi la più votata. Hanno i dollari e il Grand Canyon ed in Texas i cowboy, ma Venezia e Capri ce l'abbiamo noi. Grattacieli nel deserto dove tu sembri un pigmeo, noi facciamo la Gioconda al Colosseo. E non parliamo delle donne, le più belle sono qua. Poi vuoi mettere gli spaghetti ed il chewing gum. Nati in Italia, ma va bene. Nati in Italia, dove il cielo è blu. Siamo nati qui, nel bel paese. Nati in Italia, poi qui ci sei tu. Quale sogno americano, qui l'America non c'è. Al supermercato paghi due per tre, ma un bicchiere di buon vino stelle e strisce non ne ha. Bevi con una ragazza il cuore va. Ok, li fanno le canzoni col ritmo country rock, ma puoi mettere il cappuccino col popcorn. Nati in Italia, questo è veramente un bellissimo canzone, a me mi piace tantissimo. Noi non la eseguiamo molto durante le nostre serate, ma ci piace, mi piace il filmato, mi piace un po' i ricordi delle foto vecchie, delle nuove, insomma c'è un po' di mescolanza. E la canzone è un bel country che ho scritto insieme all'amico Gigi Domenici e quindi ve la faccio ascoltare, si chiama Baby. Baby. Quanti sonni sull'erba di quel prato di periferia, però tu sei sempre qui, nei pensieri e nella mente mia, le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi la canzone che cantavo io, la canzone che ricordo. Se ancora chissà. Baby, oh baby, dicevi non ti scorderò mai. Baby,
bruciavano i giorni miei. E per te che eri troppo bella, scrissi la canzone per noi. Oh baby, ti chiamavo io, chissà ora dove sarai. Nell'isola dei pidocchiosi c'è Cristiano Chesi, la Paola dice sempre ognuno ha l'isola che si è merita. È vero, Luciano. E noi meritiamo l'isola dei pidocchiosi. Evidentemente. C'è Cristiano Chesi che stranamente dovrebbe essere un'isola deserta, però stranamente a un certo punto arriva un Vucumpra. Vorrà vendere qualcosa. Vabbè, ma c'è l'unico cliente, Cristiano Chesi, che non ha neanche per un euro. Per giunta è pidocchioso, quindi... Vabbè. Vedremo che dialogo avranno. A vedere che succede, dai. L'isola dei pidocchiosi, Cristiano Chesi. E se potessi me ne andrei tanto lontano da scordare tutto e tutti in un'isola deserta. Ah! Sto scrivendo aiuto sulla sabbia, qualcuno lo vedrà, che mi aiuti. A parte non si vede nulla, prima vado là dove c'è bagnato, perché... Aiuto, aiutatemi! Vucumpra! Oh, ancora lei! Ma cosa? No, ascolti, no, ma cosa fa ancora qui? Ancora lei, un Vucumpra qua, sempre sull'isola di destra. Sì, sono quello che è di prima. Quello non è andato via ancora. Sempre sono lei. Sempre io! E cosa vuole questa volta? Guardi, compri questo qui. Io andavo a 100 all'ora con questo. Ma cosa fa con questo? Ma cos'è questo? Per la macchina, per l'automobile? È per la macchina. E secondo lei a me mi serve qui una cosa per l'automobile, eh? Sì. Che su un'isola deserta non andavo a 100 all'ora. Va già, allora, guardi, non vada a 100 all'ora, vada a 10 all'ora. Ma si levi delle scatole. Vada. Sono l'unico su questo. Ma roba da matti, io non ne posso dire. Luciano, aiutatemi! Aiuto! Nulla, mi sento messo. Potrei pescare sulla spiaggia e poi mangiare, poi dormire, mai nessuno mi potrà svegliare mai. Speciale Berlino 2019, andiamo a vedere che cosa ha preparato la nostra regia in questa, per farvi vedere alcuni spezzoni di questa straordinaria manifestazione. Credo che ormai siamo agli sgoccioli, sì. Ormai fini, dovremmo essere, avervi fatto vedere quasi tutto. Certo. E allora andiamo con Speciale Berlino. Ecco. Cari amici, da Berlino continuiamo le interviste alla nostra bella orchestra sinfonica, perché qui ragazzi sono bellezze, no? Fiori, al violino, Rachele. Rachele, ciao, come ti sei avvicinata a questo strumento? Allora, ho iniziato per passione, guardando concerti con i miei tanti anni fa. Da piccola piccola? Piccola piccola. Poi vicissitudini hanno voluto che io smettessi. Ho smesso per diverso tempo. Però passione. La passione mi ha portato a ricominciare. Ho ricominciato col conservatorio e ora sono qui. Quindi da quanti anni totalmente studi lo strumento? Sono seriamente una decina d'anni. Beh, vedete ragazzi, tanto impegno, tanto sacrificio. Brava Rachele, andiamo oltre, altro violino. Mora mediterranea, Giovanna. Giovanna. Cosa vuol dire appunto essere la spalla del maestro, del direttore di orchestra? Grande responsabilità. Ma tu sei, vedo che la spalla l'hai buona.
No, certo, aiutare il maestro nell'elaborazione anche dei brani, comunque collaborare insieme agli archi e rendere partecipi tutti al lavoro d'orchestra, appunto. Da bellezza in bellezza, ragazzi, dal rosso al blu, tu sei Gaia. Gaia, di nome e di fatto, sei molto solare e suoni il violino. Da quanto tempo, Gaia, ti sei avvicinata a questo strumento? Da quando avevo 11 anni. E come mai l'hai scelto anche tu? Non è facile trovare bambini che si avvicinino a questo tipo di strumenti. Ero alle medie e c'era alcuni strumenti da poter scegliere e quindi ho, per caso, scelto il violino. Sono stati contenti a casa tua? Inizialmente non tanto, perché andavo subito con le corde, non erano proprio entusiasti. Perché come ti vedi fra 20 anni? Violinista sarai? Vorrei provare a riprendere la strada che ho interrotto al conservatorio e vedere un po'. Sì. E noi incrociamo le dita per te. Andiamo avanti da beltà in beltà. Abbiamo un bel ragazzo che peraltro viene anche dallo sport. Lui fa di tutto un po'. Però qui cambiamo fascia di strumento e siamo al clarinetto. Esatto, passiamo agli strumenti a fiato. E quindi anche per lo sport, come hai detto te, ci vuole tanto fiato, come il clarinetto necessita di tanto fiato per poter avere una bella prestazione. Certo, tu sei? Andrea Raimo, ho iniziato il clarinetto ad Avellino e poi mi sono trasferito qui in Toscana dove ho incontrato dalla campagna alla Toscana con furore. E fai pure l'arbitro? Fai pure l'arbitro di calcio, capito, certo. Amici, quindi se dovessi scegliere, ti ponessero di fronte a un out-out, o clarinetto o arbitro, io farei l'arbitro che suona il clarino, tu? Anch'io. Siamo Antonella oggi, altro violino. Tu sei il primo, il secondo, il terzo, il quinto, il sesto violino, chi sei? Sono fra i primi, diciamo, sono accanto alla spalla, è un grande onore. Accanto alla spalla, perché abbiamo oggi appreso che accanto al maestro, al direttore di orchestra, c'è una spalla, quindi in questo caso colei che l'aiuta anche negli arrangiamenti, e voi invece però non scrivete arrangiamenti, ma leggete solo. Sì, 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 leggiamo. Ecco. Tu ti sei avvicinata al violino da bambina? Sì, sì, avevo 10 anni circa e vedevo il mio cuginetto che era lì, che suonava pianoforte, violino, e ho detto no, voglio provare anch'io. Provando mi sono... Quindi prima sei andata in una scuola di musica così, non un conservatorio, oppure ti sei iscritta subito? Non sono mai stata iscritta al conservatorio. Ecco, hai sempre studiato da privatista. Sì, sì, perché cercavo anche di fare tanto a scuola, perché non mi piaceva mettere da parte il resto. Tu il flauto come mai l'hai scelto e a che età? Ma io l'ho scelsi tipo verso gli 8 anni e sentendo la mia prima insegnante suonare in una chiesa, mi innamorai di questo strumento e da lì lasciai il pianoforte che stavo strimpellando con scarsi risultati e quindi... Vedi, eri più portata magari per uno strumento del genere, che non è facile, perché insomma a volte anche per questioni di labbro, no? Per emissione di suono, sembra che sia molto difficile far uscire un bel suono, no? Come in tanti strumenti a fiato. Tu quale pensi che sia il vero problema di un flauto traverso, per esempio? Ma sicuramente io ho anche un insegnante ora al Conservatorio di Siena che punta molto sulla bellezza del suono, quindi diciamo che per un flautista l'importanza del suono è molto bella, cioè è molto importante, perché comunque uno strumento solista, anche un'orchestra, e se lo fa bene meglio, insomma. Esattamente, sì, si spera che sia bene. Il fagotto, l'ho detto un po' alla romana, ma perché è uno strumento bellissimo che io non avevo mai visto proprio da vicino. È di legno, mi raccontavi, sì, di acero, ed è anche lì, cioè, il bocchino è assai lungo, affusolato, sì, è stranissimo. È uno strumento a doppia ancia, non è molto conosciuto, però viene utilizzato in tutte le orchestre. Ecco, e purtroppo al povero fagotto io tocca fare la parte del trombone o del basso tuba, quindi grande fatica. Anche nel tuo caso l'emissione del suono, qual è la difficoltà massima di questo strumento secondo te? La difficoltà in realtà non sta solo nell'emissione del suono, ma anche nella costruzione di parte dello strumento, che è quella che emette il suono, che è l'ancia. E trovarne una che funzioni bene, che suoni bene con un bel suono è veramente difficile, e date anche dalle condizioni dell'umidità climatiche. Tu quanti anni l'hai studiato? Adesso è 5 anni che lo studio. 5 anni, ma tardi, l'ottimo anni. Secondo te fra quanti anni lo potrai raggiungere, per dire di ottenere un bel suono veramente? Il percorso di conservatorio sono 7 anni, come altri strumenti a fiato, però chiaramente quando si arriva ad avere un bel suono è difficile. Come si dice, incrociamo le dita, lo facciamo tutti insieme. Viva Notte delle Stelle, Premio Bacchi, Orchestra Sinfonica per e con Luciano Nelli. Ciao Turin, ciao Turin, mi vado via, vado via, vado lontana, trava io, mi sai cosa sia, sento in terra tramule. Ciao Turin, ciao Turin, mia bella terra, bella terra, per ristessa che pensi.
se che penso a loro mi vedo al mar, che non è monti e piazza da non si ha, rivedo lì che mi si stringe il cuore, e la lanterna la cava raggio mo, rivedo la sera Genova brillar, vedo una foce rispecchiarsi in mar, e allora penso ancora di ritornar, e fra i miei ali un giorno riposar. Lavoro sul per ridere bambì, son figlia di migrante, per questo son distante, lavoro perché un giorno a casa tornerò, lavorati un bacione a Firenze, se la rivedo glielo renderò. Bel ballabile romantico ce lo fa ascoltare Demis, che si chiama Polvere Poesia, la novità. È una bella novità di Demis, e allora andiamola a vedere. Vai così, Demis. Stringimi adesso più forte che mai, non è finita ancora, lo sai. Sciogli quel ghiaccio che va dalla gola all'anima. Che nasce dall'anima. Oh, oh. Queste tue lacrime cadono come stelle, muoiono per poi riaccendersi sotto la pelle. Muova la luce che illumina gli occhi tuoi, vince su tutto l'amore, anche su noi. E ancora stringimi adesso più forte che mai, non è finita ancora, lo sai. Sciogli quel ghiaccio che va dalla gola all'anima.
c'è più polvere adesso, solo poesia. Se mai... In questo caso però non la canto io, no. L'ho fatta cantare al cantante dell'Orchestra Novelli, che è anche molto bravo e la canta molto bene. Bravo Daniele. Questa mia canzone romantica che si chiama Se mai, Orchestra Novelli, prodotte in questo caso dalle Edizioni Zaccaria. Da quando sei arrivata ci sei solo tu, e non mi importa più niente delle altre, perché tu sai darmi tutto quello che cercai e non trovai prima. Ciao, salutiamo, amici. Noi ci prepariamo, abbiamo la serata tra poco e quindi vi risaluteremo appena arriviamo. E allora, in ogni caso, andate a ballare comunque dovunque, perché ballando si vive meglio. Meglio. Ciao amici. Ciao. Quanti ritornelli